Ringraziare Stefano per aver accettato l'invito di venire a presentare il suo libro in questa radio, in questa serie di presentazioni che poi stiamo facendo radiofoniche. Oggi abbiamo deciso di farla con un pubblico non pagante. Grazie anche agli altri relatori, all'assessore regionale, al professor Marino per essere qui stasera, diciamo, a dare una loro riflessione su questo libro e a parlare di lavoro. Cosa che oggi credo sia il deterrente principale per cercare di fermare questa camorra, sconfiggere queste mafie che attanagliano il nostro territorio. Credo che oggi la parola principale per contrastare le mafie sia il lavoro in questa crisi che stiamo vivendo, in questa Italia che va sempre più giù, per non parlare poi di noi che siamo al sud, che viviamo ancora, diciamo, in condizioni peggiori di quelli del nord. E niente, grazie davvero, siete in un bene confiscato nella casa del boss del paese che ha iniziato negli anni 2005 una grandissima faida che ha visto più di 150 morti, tantissimi arresti e tantissime condanne. Stiamo vivendo il più grande processo del mezzogiorno degli ultimi 20 anni contro questi clan. E ce la stiamo mettendo tutta, siamo uno dei pochissimi beni confiscati che nasce senza un finanziamento e lo posso dire tranquillamente, se siamo qui, se Radio Siani è diventata quella che è oggi è grazie a tutti i ragazzi che sono passati e che oggi ci sono e con l'impegno volontario, molto spesso facendo anche sacrifici, mettendo da parte lo studio, i piccoli lavoretti part time che si riescono a racimolare, stanno portando avanti e stanno mantenendo un faro acceso di legalità, di diffusione della legalità e della cultura dell'antimafia in questo paese. Tanto ti voglio dire, bel libro quello di Stefano, è un bel libro ed è un libro estremamente interessante, perché tiene insieme in una situazione come questa le risposte e il possibile ordine mentale che devi avere per provare a dare risposta ad una situazione come questa, pensando alla politica, facendo politica. E quindi secondo me è un libro che copre un'assenza, e l'assenza è quella di un pensiero politico che guarda l'economia e prova a dare delle risposte. C'è estremo bisogno di questo, c'è grande assenza di questo. E quindi secondo me il libro di Stefano è un libro molto interessante. Come interessante farlo qua e in questo, grazie Diego Belliazzi, grazie a tutti voi. È interessante farlo qua perché le parole di Peppe sono sostanza in relazione a che cos'è l'economia e a che cos'è il libro che scrive Stefano. Allora, intanto sono d'accordo con l'analisi che fa Stefano, sì, io sono d'accordo con l'analisi che fa Stefano, è un'analisi estremamente interessante, mi piace molto tutta la parte sul capitolo secondo in cui finalmente viene anche sfatato un po' questo meccanismo che quando parliamo di lavoro dobbiamo necessariamente assolutamente parlare solo di costo del lavoro. Mi ricorda molto invece la sua impostazione, quella di tipo anglosassone, in cui sostanzialmente parlare di lavoro e di competizione del lavoro non significa parlare solo di costo del lavoro, ma significa parlare di ricerca, di infrastrutture, di collegamenti con le imprese, di necessità di emergere da una dimensione di sommerso che sostanzialmente non è crescita, quindi tutto il lavoro che viene fatto anche, diciamo, in relazione all'economia non direttamente osservabile, che è lavoro precario, sommerso e informale. Quindi questa secondo me è una dimensione importante, ed è anche una dimensione che può sembrare strano, ma non lo è, che ci tiene lontani dall'Europa. Cioè, vedete, noi parliamo di lavoro, ma noi sostanzialmente quanti anni sono che parliamo di tracciabilità? Penso che saranno 10 anni o forse anche di più. In qualunque paese andate fuori dall'Italia è normale pagare con il bancomat o con la carta di credito. Cioè è normale che il lavoro ha una sua dignità talmente forte e profonda che non c'è la negazione di una prestazione a fronte del lavoro. Cioè non c'è, diciamo, il lavoro nero, non c'è il lavoro sommerso, non c'è l'illegalità legata al lavoro.
Il lavoro è la dignità e la professionalità e, come dice Stefano, è la crescita culturale e sociale delle persone. E quindi una delle negazioni più violente alla crescita personale e culturale delle persone è il lavoro nero, è quello che l'Istat classifica come endo, economia non direttamente osservabile. E questo è un pezzo, secondo me, importante. Come sostanzialmente, e perché questo ci tiene lontano dall'Europa? E perché sostanzialmente l'Europa, per essere competitiva, è competitiva in massima parte su una dimensione che è di legalità. E quindi questo è un problema serio, è un problema serio, e poi ancora un problema più serio per chi sta sostanzialmente da Napoli in giù, no? Io stamattina ho ascoltato con attenzione e mi ha colpito molto l'imprenditore che tornava da Istanbul, ma il problema è, noi non abbiamo nessuna difficoltà a competere come si compete a Istanbul, l'importante è che mettiamo il lavoro da una parte e i diritti da un'altra. E competiamo, c'è problema. Se però invece c'è l'Europa, e l'Europa significa tenere insieme lavoro e diritti, noi abbiamo qualche problema a competere in Europa. Ce l'ha il sindacato, perché la Volkswagen, per fare quello, l'IG Metal è nel consiglio di amministrazione della Volkswagen. Quindi che si fa su questo? Sono tabù, sono nemici o sono gente con cui si va a discutere, si articolano proposte e chi ha più filo da tessere, tesse. Quindi il problema è da una parte quello che ci viene negato, ma dall'altra, lo devo dire con estrema forza, e qui mi piace il libro di Fassin, è anche la nostra incapacità ad elaborare, è anche la nostra poca forza a mettere dentro le cose una cultura che cambia lo stato esistente. Io trovo che sia un'opera interessante, soprattutto nel fatto che in controluce, io sono meno strutturato, forse non intendere risolverla in modo più operativo, in controluce in tutta questo libro c'è un'idea essenzialmente, che è quella che il lavoro è essenzialmente recupero oggi di regole e di diritti, e che fondamentalmente quello che è in discussione, non solo qui ma in generale nel mondo oggi, è il riconoscimento del lavoro come dignità umana, come strumento attraverso il quale si consente alla persona di vivere dignitosamente. Quindi tutto quello che viene nel libro, prima, durante, anche nella proposta, essenzialmente alla fine vuole affermare questa centralità, che poi in qualche modo insita nella cultura di questo paese, dove è stata almeno seriamente affermata con la nostra carta costituzionale, che è permeata intorno all'espressione al valore fondante per la comunità del lavoro. Però c'è anche una premessa che è importante, il tentativo di analizzare una dimensione diversa, anche francamente più originale, quella che poi oggi ha portato a una crisi, perché è una crisi, sarà una transizione, ma è una crisi, il declino dell'impero americano e dei suoi addentellati, e che poi oggi si è scatenata anche in una realtà più ampia. Cioè la constatazione che esistono ormai una dimensione internazionale, una globalizzazione, o meglio un'internazionalizzazione del problema del lavoro, che è probabilmente alla base di quello che noi viviamo. Nel senso che il diritto al lavoro è un diritto essenzialmente nazionale, nasce nella nostra cultura. Quello che è mancato, perlomeno negli ultimi 50 anni, ma che negli ultimi 20 è diventato drammaticamente attuale, è la capacità di costruire a livello internazionale delle regole condivise. Perché questo shopping di diritti, che poi fondamentalmente si svolge in una dimensione che è costante, perché trovi sempre qualcuno che te lo fa per meno in un'altra parte del mondo e rincorri quello, è quello che poi ha prodotto, ed è il frutto di quello che è sotto gli occhi di tutti, quello che noi stiamo vedendo oggi. Allora il vero problema, che in qualche modo è affermato nella prima parte del libro, poi prende il sopravvento la voglia di costruire una proposta a dimensione del nostro paese, che naturalmente quello che poi ci interessa più direttamente, è proprio quello di analizzare la prospettiva di una internazionalizzazione del diritto al lavoro, dell'incapacità dei confini nazionali di reggere le regole, a fronte delle quali chiaramente c'è uno shopping al ribasso di diritti e di garanzie. E questo è drammaticamente vero. Noi in questo mondo che ci pare così avanzato,
Per quanto riguarda le regole comuni e condivise del diritto del lavoro, fondamentalmente siamo fermi alle convenzioni OIL, che quella del 48 è quella forse più autenticamente inclusiva, includente, poi il resto è poco più. E anche questa famosa Europa che noi spesso rivendichiamo svela tutta la sua matrice economicistica, biecamente economicistica, proprio sul piano delle politiche del lavoro. La legislazione nazionale è una legislazione sotto molti versi all'avanguardia sul piano della tutela dei diritti e delle garanzie dei lavoratori, che paradossalmente è un elemento che nella media e nell'appiattimento della dimensione europea è fondamentalmente qualcosa che il resto dell'Europa molto spesso non si permette di poter più garantire. E allora in questa prospettiva è chiaro che noi dobbiamo fare uno sforzo nazionale, ma soprattutto anche internazionale, a individuare dei capisaldi, alcune regole generali che devono valere dovunque, senza le quali non sarà mai possibile superare quello che stiamo accadendo, senza le quali la cessione di sovranità nazionale sarà sempre più forte, sempre più rilevante, ed è quello che oggi accade. Il problema è vero che neanche a livello dell'Unione Europea siamo stati capaci di confrontarci seriamente rispetto a questo tema. Continuiamo ad accogliere paesi nell'Unione Europea senza preoccuparci se ci sono regole che sono in linea con il valore che noi attribuiamo al lavoro nella nostra società. La politica in tutto questo, cioè abbiamo fatto un'analisi economica, sull'analisi economica e su come sono andate le cose concordiamo, ok? Però il ruolo della politica in questo contesto, cioè, mi sembra che ci sia un appiattimento, siamo tutti d'accordo su tutto, io non credo che le cose poi siano realmente così. Non è una critica all'assessore, è proprio una cosa mia personale, cioè io non vedo... Tu parli di innovazione molte volte, Stefano. Io vedo un appiattimento generale, cioè proporre e riproporre le stesse cose, ok. I giovani sono il motore da cui bisogna partire, le donne bisogna incentivare le donne a entrare nel mondo del lavoro con le tutele, con gli strumenti per permettere alle donne di lavorare, di essere madre, di essere moglie allo stesso tempo. Sembra che diciamo tutti la stessa cosa, mi sembra, diciamo. Posso anche capire magari l'insofferenza che c'è poi nei confronti di una politica che si parla solo addosso, non fa altro. La cosa che, e poi do la parola a Stefano, la cosa che mi più volte ho letto che più volte, e che mi ha colpito molto, è che più volte ripeti il primo articolo della Costituzione: l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Mi fa molto piacere essere qua tra voi davvero, fate un lavoro importantissimo, in questi giorni forse dopo quello che è successo a Brindisi cioè, è tornato a essere un po' più chiaro l'importanza del lavoro che fate, e se posso dare un piccolo contributo alla vostra attività lo faccio davvero volentieri, perché considero la vostra attività veramente una condizione fondamentale per parlare di qualcosa di ogni altra cosa, quindi questo vostro impegno è veramente molto, molto apprezzabile, molto rilevante, dimostra che questo paese ce la può fare. Quando ci sono energie come le vostre che si misurano in territorio complicato, con la passione con cui fate voi, con intelligenza, con competenze, credo che l'Italia può sperare di uscire dalla situazione difficile in cui si trova. La legalità è la condizione della dignità della persona, senza legalità ovviamente facciamo chiacchiere, quindi per parlare di dignità della persona che lavora, la legalità è un requisito fondamentale. Sono state fatte tante riflessioni che condivido. L'assessore Nappi ha fatto delle valutazioni che condivido. Non so se tutto il centrodestra condividerebbe le sue valutazioni. Sono sicuro che negli scorsi l'ex ministro del lavoro Sacconi ha fatto scelte che ci sono sembrate molto diverse in termini di possibile coniugazione di lavoro e diritti. Ora non voglio, ovviamente non è questa la sede, credo che
su questo terreno ci siano delle legittime ma nette differenze tra centrodestra e centrosinistra, tra progressisti e conservatori, non so come le vogliamo mettere, almeno se guardiamo all'impianto generale, se guardiamo a quello che avviene in Europa, oggi le destre in Europa propongono come via d'uscita dalla situazione in cui siamo un'ulteriore svalutazione delle condizioni del lavoro. Se uno guarda alle ricette che arrivano dai conservatori tedeschi, che poi hanno una grande influenza sulla Commissione Europea, sulla stessa Banca Centrale, la ricetta è sempre quella di svalutare il lavoro come via di uscita. Da noi c'è stata un'offensiva pesante rispetto all'articolo 18, ma ad esempio in Spagna, dove non c'era l'articolo 18 e c'era già l'indennità di licenziamento che da noi si voleva introdurre, la proposta poi attuata dal governo Rajoy è stata quella di dimezzare l'indennità di licenziamento. In Portogallo si è di fatto smantellato il contratto nazionale di lavoro, mettendo i lavoratori in competizione a livello di aziende. In Irlanda e in Grecia si è arrivati ad un'innovazione che ha carattere storico, perché non era mai successo che le retribuzioni nominali venissero ridotte del 20-25%. In genere è l'inflazione che riduce le retribuzioni, no? Cioè le tieni ferme a 1200 euro al mese, a 1000 euro al mese, a quello che è, l'inflazione galoppa e le retribuzioni perdono potere d'acquisto. In Grecia, in Irlanda è avvenuto invece perché proprio hanno ridotto i termini nominali, cioè quello che era 1200 è diventato 1000, il salario minimo in Grecia che era 750 è sceso sotto i 600 euro. Quindi questa è una ricetta, è una visione per cui si recupera competitività riducendo il costo e le condizioni del lavoro. Noi abbiamo un'altra proposta che va in direzione opposta per ragioni di equità sostanzialmente, di dignità della persona che lavora, ma anche perché riteniamo, come mi pare ormai sia sotto gli occhi di tutti, che questa strada non funziona, che ci sta facendo avvitare in un circuito vizioso per cui attraverso questi interventi si riduce il potere d'acquisto, la domanda delle famiglie, l'economia è in recessione, la finanza pubblica non raggiunge gli obiettivi che dovrebbe raggiungere perché l'economia si contrae. Allora, per venire a uno dei punti che sottolineavi nel tuo intervento iniziale, i dati, ecco, io ho sempre trovato molto particolare la discussione in Italia, più che negli altri paesi. Qualcuno l'ho girato, qualcuno ho vissuto in passato, la nostra discussione politica senza alcun aggancio ai dati, anche di questo governo tecnico, no? Mi colpiva, anche polemizzato poi pubblicamente, quando il presidente Monti diceva: noi eliminiamo l'articolo 18 e arrivano gli investimenti dall'estero. Non c'è nessuno studio documentato, serio, che stabilisce questa correlazione. Non c'è. Eppure questa è stata, uno potrebbe fare l'elenco di paesi che hanno minori diritti di nostri e meno investimenti esteri di nostri. Oppure al contrario, uno può guardare alle economie nord-europee o alla stessa Germania, che hanno diritti significativi in termini di tutela dei licenziamenti e più investimenti di noi. Oppure il discorso che si è fatto in questi anni, no? La crisi nasce da eccesso di debito pubblico. In realtà uno, quando vede i dati, si accorge che l'Irlanda e la Spagna avevano un debito pubblico del 35-40% prima della crisi, e che il debito pubblico gli è esploso dopo, perché hanno salvato le banche, perché sono esplose le bolle immobiliari. La Grecia è l'unico caso, ma negli Stati Uniti il debito pubblico degli Stati Uniti prima della crisi era il 60%, era il debito privato che in 30 anni era passato dal 60 al 120%. Ecco, allora
io credo che per una forza politica, qualunque forza politica, e chiunque voglia partecipare a un dibattito pubblico, i dati dovrebbero essere un elemento da cui partire, perché altrimenti si fanno discorsi ideologici, astratti, che lo strapotere di alcuni mezzi di informazione rende poi verità, no? Questa storia di contrapporre padri e figli perché c'erano i padri ipergarantiti. Nel libro appunto faccio vedere quello che è successo dal 91 al 2010 a un padre ipergarantito modello, no? Uno con il lavoro di lavoratore dipendente, con due figli a carico, quindi con gli assegni familiari, con contratto a tempo indeterminato. Ecco, quell'ipergarantito là ha visto il potere d'acquisto della sua retribuzione sia perché non è aumentata, perché i contratti di lavoro davano sempre meno di quella che era la dinamica del PIL, sia perché la pressione fiscale su di lui è molto aumentata. Quell'ipergarantito là ha avuto una riduzione di stipendio nell'ordine del 20-25% in 20 anni, quando per quanto poco comunque l'economia italiana è cresciuta di circa 20 punti percentuali, un per cento all'anno, ma è cresciuta, quello ha perso un punto. Allora noi dobbiamo contrapporre uno che ha l'ipergaranzia di che quando lo licenziano ha un'indennità di mobilità di 700 euro a un precario che non ha neanche quella. Certo che un precario che non ha neanche quella sta peggio di quello che ha l'indennità di mobilità di 700 euro, non c'è dubbio, ma sono questi i poli della ridistribuzione tra cui dobbiamo operare, o dobbiamo guardare appunto a quell'enorme incremento di reddito e di ricchezza che si è addensato sull'1%, sul 10% più ricco delle famiglie e ha comportato poi come conseguenza l'inceppamento del sistema, che ha continuato a girare solo perché appunto c'era la droga della finanza che consentiva di comprare a chi non aveva più reddito da lavoro sufficiente per andare avanti.